Analizziamo le proprietà della forza centripeta, della forza centrifuga e della forza di Coriolì. Abbiamo un disco rotante, quindi una piattaforma, un sistema di riferimento rotante che chiamiamo K'. E come al solito abbiamo i due punti di vista. Questo è il punto di vista fatto dal sistema del laboratorio che non ruota, che chiamiamo sistema di riferimento inerziale K. È rappresentato da questa stanza quadrata. È il sistema di riferimento esterno non rotante. All'interno di questo sistema di riferimento vediamo ruotare quest'altro sistema di riferimento, cioè K', questa piattaforma circolare che ruota in senso antiorario. Un oggetto, per esempio un disco a ghiaccio secco, sta ruotando su questa circonferenza di colore verde di moto circolare uniforme. In realtà l'oggetto è mantenuto fermo all'interno del disco rotante, questo è il punto di vista interno del sistema di riferimento non inerziale K'. Quindi dall'interno il disco viene mantenuto fermo e come abbiamo visto in un video precedente, il fisico che teneva fermo il disco a ghiaccio secco doveva esercitare una forza, con una matita teneva teso un elastico. Quella forza è la forza centripeta che tiene fermo il disco dal punto di vista di riferimento del fisico che si trova all'interno della piattaforma rotante. Questa forza è presente anche dall'altro punto di vista del sistema esterno. Infatti, nello stesso video che dicevo prima, si vedeva sia la ripresa fatta dall'interno con l'elastico teso, ma anche la ripresa fatta dall'esterno con il disco che ruota insieme con il disco a ghiaccio secco, cioè l'oggetto che ruota insieme a tutta la piattaforma. E l'elastico che comunque si vedeva che era teso, quindi il fatto che l'elastico era teso sia da questo punto di vista interno che dal punto di vista della telecamera esterna significa che la forza centripeta è visibile in tutti e due i punti di vista, in tutti e due i sistemi di riferimento, quindi è una forza reale, è presente sia in K che in K'. È una forza centripeta perché tende sempre verso il centro di rotazione. Ed è quella forza che è necessaria per far ruotare il disco di moto circolare uniforme, altrimenti se questa forza improvvisamente venisse a mancare, per esempio il fisico lascia la matita che tira l'elastico, allora l'oggetto andrebbe di moto rettilineo uniforme. Quindi la forza centripeta è responsabile della rotazione in moto circolare uniforme e di conseguenza si può calcolare con la legge di Newton, in quanto la forza centripeta è responsabile dell'accelerazione centripeta di questo oggetto. Quindi con la legge di Newton, forza totale, cioè forza centripeta che è l'unica forza che agisce in pratica, uguale m per a, troviamo l'espressione della forza centripeta, ricordando che l'accelerazione centripeta è v quadro su r, v è la velocità con cui ruota l'oggetto sulla circonferenza verde di moto circolare uniforme. Poi ricordando che V uguale omega R, la solita relazione che lega la velocità lineare e angolare quando un oggetto ruota su una circonferenza di raggio R. Allora, sostituendo V con omega R, questa espressione diventa m omega quadrato R. Infatti, l'accelerazione centripeta poteva essere espressa sia come V quadro su R che come omega quadrato R. Perciò abbiamo l'espressione della forza centripeta. Mv quadro su R oppure m omega quadrato R. Dunque la forza centripeta, ripetiamo, è una forza reale, esiste, è visibile in tutti e due i sistemi di riferimento, sia quello non rotante che quello rotante, come si vede dal fatto che l'elastico appare allungato in tutti e due i sistemi di riferimento. Al contrario, la forza centrifuga e la forza di Coriolì sono forze apparenti che sono visibili solo nel sistema di riferimento rotante K', nel sistema non inerziale. Infatti, queste due forze che appaiono dentro il sistema rotante, in realtà, viste da fuori, non ci sono. Da fuori il disco lasciato libero semplicemente va di moto rettilineo uniforme senza più forze applicate. Invece, visto da dentro, l'oggetto lasciato libero si allontana dal centro del tavolo e per colpa della forza centrifuga e si mette a ruotare in senso così descrivendo una spirale sempre più larga, quindi in senso orario, per colpa della forza di Coriolì. Quindi, dal punto di vista interno, nascono, sono presenti queste due forze, che sono forze apparenti e visibili soltanto dentro il sistema rotante.
Infine, si può dimostrare che l'espressione della forza centrifuga è identica all'espressione della forza centripeta. Una è reale, l'altra è apparente, ma l'espressione fisica matematica è la stessa, cioè mv² su r.